toccherà quasi subito a Marcello Sorgi, poi arriviamo ai dati, ma non architettonico. Prima di questo volevo dirvi che ieri c'è stata lontanissima, la Domus Maria, la presentazione del rapporto Anni nel mondo, che c'è da 9 anni, perché solo la Fondazione Migrantes. Che trapassa che ha il professore? Perché... Non posso neanche dirti da dove proviene, perché è di Frodo. Importante sapere, per quello che dicevi sugli italiani nel mondo, che fatto 100 il totale degli italiani nati in Italia o residenti altrove, ma di prima generazione, non i figli degli emigranti, almeno un terzo sono all'estero. Quindi pensate, per il servizio pubblico solo quello, tant'è vero che è stata creata una direzione che il mercato sarebbe tipico del servizio pubblico. Marcello Sorgi. Intanto grazie di questo invito, grazie a tutti voi che mi ascoltate. Io, come sapete, ho fatto una breve, ma molto significativa per me almeno, esperienza alla RAI in anni ormai un po' lontani, fra il 96 e il 98. Prima e dopo questa esperienza mi ero sempre chiesto, cioè nel senso che il fare questa esperienza non mi ha fatto cambiare idea, mi ero chiesto che senso potesse avere continuare a discutere di servizio pubblico in un paese dove la RAI non era più il monopolio, no? Cioè, in fondo avevo sempre pensato che la discussione sul servizio pubblico, cioè che lo Stato avesse una grande azienda culturale di informazione, si dice spesso la più grande azienda culturale, aggiungerei io la più grande azienda di informazione, nel senso che non c'è nel paese un'azienda di informazione grande come la RAI, anche il suo principale competitor Mediaset, che ha 3 reti, ha una struttura di informazione molto più leggera e anche ci dedica molti meno mezzi. Allora io avevo sempre, da quando quando è stato 1990, la legge Mammì, l'apertura, il riconoscimento giuridico delle televisioni Fininvest, che fino a erano state sostanzialmente ai confini della legge. Io mi ricordo che c'era ogni anno più o meno la Corte Costituzionale interveniva per dire che quelle televisioni erano illegali e bisognava trovare un modo, il Parlamento doveva decidersi a fare una legge che stabilisse se potevano continuare o no. Appartengo per generazione appunto alla televisione, non nascere, ero ragazzino quando la televisione ha cominciato, no? Quindi ho visto poi da giornalista tutte le diverse fasi. A Roma nel 75, quando fu fatta la legge cosiddetta della lottizzazione, no? Quel termine, quel lampo di genio, Alberto Ronchey, che però connotò... Parola che non esiste nelle altre lingue moderne. Non esiste nelle altre lingue moderne, e trovo che ha connotato quella soluzione in termini molto negativi, mentre per il suo tempo, secondo me, la legge del 1975 significava un passo avanti, no? Cioè significava la possibilità di un maggiore pluralismo, cioè l'idea, poi vabbè, noi siamo sempre il paese del rimpianto, no? Per cui si rimpiange sempre quello che c'era prima, ma secondo me la televisione che c'era prima, quella a canale unico, quella strettamente legata al governo, insomma la vecchia RAI, la RAI bernabeiana, con tutto che Bernabei è un monumento vivente della televisione italiana, e, insomma, secondo me quella che venne dopo non era peggio di quella che c'era prima. E per quanto riguarda la mia esperienza, io che, lo ripeto, ho avuto sempre difficoltà a fare i conti con questo concetto del servizio pubblico, quando sono entrato in RAI ho fatto l'esperienza di un'azienda molto forte, cioè molto dotata, molto compresa del suo ruolo. Perché io ho sempre avuto un dubbio rispetto a questo concetto del servizio pubblico? Perché mi sono chiesto, ad esempio, quale fosse la differenza fra il lavoro che faceva Mentana, quando Mentana inventò il TG5, e il lavoro che facevano i telegiornali della RAI, un lavoro
rispettabilissimo, in competizione molto forte, però insomma della stessa natura, no? E devo dire che, restando fermo all'esempio di Mentana, penso che Mentana faceva il servizio pubblico quando era alla RAI, quando andò al TG5, e lo fa adesso quando dirige il TG della 7, no? Cioè, insomma, se il servizio pubblico è quella cosa, non so, nei libri di università come esempio ogni tanto mettono le farmacie, no? Che distribuiscono i farmaci, che sono una cosa fondamentale per la salute della gente. Ecco, le farmacie sono in buona parte private, però esistono anche le farmacie comunali. Non c'è differenza tra il lavoro che fa la farmacia comunale e quello che fa la farmacia privata. Allora, dove sta l'essenza, l'orgoglio, il contenuto del servizio pubblico? Secondo me sta nel fatto di poter competere. Cioè, se parliamo dell'informazione, che è il settore che conosco meglio perché faccio il giornalista, l'informazione della RAI, e questo lo capisci anche soprattutto quando ci entri dentro, l'informazione della RAI è fortemente competitiva. Per esempio sull'estero è sostanzialmente unica, cioè non c'è proprio match fra i telegiornali privati e i telegiornali della RAI, o fra i programmi privati e i programmi della RAI, perché la RAI ha una rete di corrispondenza molto, molto grande, molto variegata, molto diffusa sul territorio del mondo, perché naturalmente all'interno di questa rete ci sono delle professioni, ci sono state e ci sono delle professionalità importanti che hanno fatto la storia dell'informazione di questo paese, per intenderci, diciamo, da Ruggero Orlando a oggi. Quindi questa qui per me è stata l'essenza vera del servizio pubblico, il fatto di fare informazione con la I maiuscola, cioè senza nessun tipo di senza doversi vergognare di nulla, no? E da questo punto di vista non c'è dubbio che quando uno la guarda dall'esterno e quando invece lavora al suo interno si accorge della differenza. Ho sentito il discorso di Lucia e mi ha molto interessato, siccome io e Lucia ci conosciamo da sempre, abbiamo lavorato insieme, io sono molto interessato all'esperienza che sta facendo Lucia sull'Huffington Post, no? E peraltro sono un consumatore quotidiano del lavoro che Lucia fa sull'Huffington Post, così come sono un consumatore quotidiano di internet. Trovo che non c'è modo più rapido di informarsi nel minuto per minuto, insomma. Però trovo che la discussione che si sta facendo sul rapporto fra informazione e internet in Italia rischia di essere viziata da un approccio, diciamo un metodo che noi abbiamo rispetto a molte cose. Cioè noi siamo solitamente portati a pensare che ogni passaggio sia epocale, indubbiamente quello di internet lo è, e che sia anche rivoluzionario, e anche questo, quello di internet lo è. Cioè siamo portati a pensare che quando una fase nuova si afferma, tutto quello che c'era nella fase precedente viene cancellato, no? E da questo punto di vista diciamo, beh, ma cosa vuoi, internet ha portato questo sistema di informazione fondato sulle informazioni brevi, è fondato sulla fretta, perché non si aspetta più. Cos'era l'informazione, cos'è secondo me ancora adesso l'informazione? È una sintesi ragionata dei fatti, no? Cioè se l'informazione diventa il racconto del minuto per minuto senza fare una somma e anche una moltiplicazione o una divisione dei dati di quello che stiamo raccontando, secondo me non è informazione. Anche quello che noi stiamo facendo qui adesso sarebbe inutile se il racconto di questa cosa che stiamo facendo fosse: il professor Marcellini ha detto questo, Lucia Annunziata ha ribadito, Marcello Sorgi ha aggiunto, e così via con tutti quelli che intervenendo. L'informazione è una sintesi ragionata. Da questo punto di vista, per fare informazione ci vuole un mestiere, è un mestiere come un altro. L'idea che l'informazione possa essere sostituita completamente dal fatto che tutti condividiamo quello che ci succede, secondo me è sbagliato. Questo lo voglio dire. Allora, dico questo per dire una cosa: stiamo attenti a non scambiare
il mutamento del sistema di distribuzione delle informazioni, si tratti di informazione video o anche di informazione scritta, con il contenuto stesso dell'informazione, no? Cioè il discorso dice, ma guarda che fino a 25 anni nessun ragazzo guarda più la televisione. Bisogna farci i conti sicuramente. Bisogna intanto cominciare a capire che succede quando uno ha 26, 27, 30 anni e così via, perché anche per i giornali è stato così, cioè per un lunghissimo periodo che non data questi ultimi tempi, non è che i ragazzi correvano in edicola a comprarsi i giornali. Quello insomma che secondo me non si può, quello che, a cui non si può rinunciare è il contenuto delle informazioni, le caratteristiche di un'informazione di qualità, cioè l'idea che il cambiamento del sistema di distribuzione delle informazioni intervenga in modo così decisivo sul contenuto dell'informazione fino a stravolgerla, ecco, io questo non sono d'accordo. Probabilmente vi sembrerà un'affermazione retro, ma io rimango convinto che il bisogno di un'informazione approfondita, seria, di qualità resterà anche, no? È un po' come il discorso che si sta facendo in queste ultime settimane, la crisi del talk show, no? La crisi del talk show dice, ma gli ascolti sono dimezzati, ma la gente preferisce la fiction, ma questo, ma insomma, gli ascolti si riducono perché si moltiplicano i programmi di informazione, no? Cioè se si fanno più programmi di informazione è inevitabile che il pubblico si divida, si suddivida fra i vari programmi di informazione, li cambi, li riveda, torni indietro, oppure ne abbandoni uno e ne preferisca un altro. Questo non vuol dire che sia venuto meno il bisogno di informazione, no? E soprattutto se la moltiplicazione dei programmi di informazione avviene con un numero di ospiti che sono sempre quello, perché il discorso pubblico in Italia è inutile, ce lo nascondiamo, non è che abbiamo questo numero di protagonisti così elevati, cioè le persone che influiscono sul discorso pubblico in Italia sono un numero limitato, e quindi se la stessa persona appare in più programmi è fatale che l'interesse della gente a sentire sempre le stesse cose venga un po' meno, no? Cioè, nello stesso tempo, se il sistema di distribuzione appunto dei programmi talk show è diventato talmente frequente che cominciano la mattina presto e finiscono la sera tardi tutti i giorni, è inevitabile che chi poi fa il contenuto di quei programmi appaia in più occasioni. Parlo per un giornalista come me, che prima veniva invitato, non so, a Porta a Porta e qualche volta a Ballarò, e adesso gli capita invece di ricevere inviti dalle 8 del mattino alla sera tardi, tanto che poi dici, ma cosa faccio? Vado a dire sempre le stesse cose e cerchi di trattenerti. Quindi in sostanza, per andare alla parte, come dire, alla proposta in positivo, io credo che la RAI non debba rinunciare alle caratteristiche che l'hanno resa competitiva. Non affronto completamente il discorso della governance, perché non mi sento titolato a farlo. La RAI ne ha provati tanti nel corso di questi ultimi anni, diciamo che una cosa diversa, la politica ne ha provate tanti, prima era del governo, poi è diventata del Parlamento, poi secondo me è ritornata del governo, ora non si capisce bene perché insomma il governo dice che non la frequenta, il Presidente del Consiglio dice che non ha mai salutato l'amministratore della RAI, e fa di questo un oggetto di vanto, però insomma dire che la politica non c'entri più niente con la RAI secondo me non è vero, insomma. E forse bisognerebbe riflettere su questo, qui però chiudo un inciso perché questo non è un tema che mi sento di affrontare. Bisognerebbe riflettere su questo quando si delineano ipotesi diverse. L'altro giorno c'era un pezzo sul Messaggero molto informato su un'ipotesi che prevede che la RAI finisca, non so, sotto le università piuttosto che connessa all'Accademia dei Lincei o all'Authority per la comunicazione, insomma sono tutte ipotesi che sono sul tappeto. Mi ricordo che qualche anno fa, quando c'era l'ultimo governo Prodi, addirittura fu fatta una specie di proposta di legge di cui insomma,
quando me la fecero vedere, mi ricordo che allora era ministro Gentiloni, io abitavo a Londra, lavoravo a Londra, quando mi portò il testo di questa proposta io dissi ma non lo so, non si capisce niente, cioè non si capisce perché alcune di queste istituzioni dovrebbero, come dire, avere sulla RAI lo stesso peso che hanno i partiti o diluire il peso dei partiti. È chiaro che finché ci saranno i partiti comunque il peso dei partiti sarà più forte. Chiudo la parentesi. La cosa a cui la RAI secondo me non può rinunciare è alla qualità che le ha consentito di competere. Cioè in un mercato che una volta era fatto solo della RAI, che a un certo punto diventò della RAI e del suo principale concorrente, cioè Mediaset, e che oggi è fatto di tanti soggetti, grandi e piccoli, che naturalmente insidiano la RAI perché la RAI poi è presente in tutti i mercati dell'informazione. No? Pensate all'informazione locale, no? Cioè, pensate a quello che è successo prima della crisi della pubblicità sull'informazione locale. C'erano delle televisioni locali che a un certo punto rastrellavano più pubblicità e facevano più ascolto, non so, Telenorba, alcune televisioni siciliane, sono tutte emittenti in cui mi è capitato nei programmi delle quali mi è capitato di andare. Adesso diciamo la crisi della pubblicità, il fatto di non essere pubblico e quindi insomma di avere le spalle un po' più strette ha modificato questo. Però appunto la RAI non può rinunciare secondo me alla forza e alla qualità dell'informazione che le hanno consentito di competere sul mercato e di restare il numero uno, pur perdendo gli ascolti, come ricordava Lucia. Cioè il giorno che la necessità di cambiare, l'esistenza di internet, la trasformazione dei consumi di informazione da parte dei più giovani dovesse diventare il pretesto per dire allora però facciamo una cosa diversa, più breve, più superficiale, più all news e via dicendo, secondo me farebbe un grandissimo errore. E concludo qual è, secondo me, se ti posso dire Lucia, la ragione del successo del sito di informazione che tu dirigi rispetto a tutti gli altri? No, cioè tutti noi siamo consumatori dei siti dei giornali, di Dago Spia, dei siti stranieri e via dicendo. Cos'è che rende poi l'Huffington Post invece diverso dagli altri? Che è fatto da una grande giornalista come Lucia, che lo fa come se fosse un giornale, ma come un giornale con le pagine, con le novità, e che ha la forza di rinnovarlo 4 volte al giorno, no? Per cui non solo tu trovi il titolo che ti dice è successo questo di nuovo, ma sotto il titolo ci trovi 1 o 2 pezzi che ti spiegano il come, il dove, il quando, il perché, insomma i famosi le 5W inglesi. Questa è la ragione del successo e questo è quello che mi fa pensare che oggi, nel bel mezzo di questa rivoluzione, le cose stanno cambiando moltissimo, no? E soprattutto cambiano per noi giornalisti che facciamo questo mestiere, ma il bisogno del pubblico, insomma il fabbisogno del pubblico, le esigenze del pubblico rispetto a un'informazione fatta in un certo modo, quello non è detto che stia cambiando come invece ci diciamo tutti i giorni. Grazie.